L'esigenza delle scuole era quella di avere un'aula che potesse essere utilizzata dai ragazzi, le elementari e medie, e che avesse un costo relativamente contenuto. Quindi è nata l'idea di poter utilizzare questo dispositivo Raspberry che è stato creato per l'educazione. Gianni Barberis, sono il tecnico che ha seguito lo sviluppo della rete nata nel 2017, sviluppata su due istituti. Queste due scuole sono localizzate in aree montano-collinari e sono distribuiti su più edifici, su più plessi, 15 per Cortemiglia, 11 per Garissio. Nelle aule sono installati per la maggior parte Raspberry P3, alcuni P4, tutti collegati in rete con una tecnologia gigabit. Negli ultimi anni le prestazioni si sono leggermente ridotte per forza di cose, perché il software e gli aggiornamenti si sono appesantiti, e quest'anno con l'installazione di questa nuova tecnologia, quindi con l'installazione del server Cendio ThinLinc, le prestazioni si sono decisamente migliorate, sono cambiate drasticamente. Con un costo di circa 350 euro a postazione, contro magari 500 euro se avessimo dovuto comprare un computer per ogni singola postazione, abbiamo adottato questa soluzione video, tastiera, mouse e Raspberry con un'unità centrale per ogni aula informatica dotata del software ThinLinc. Il vantaggio della soluzione ThinLinc è che, mantenendo comunque l'infrastruttura sempre medesima, solo aggiungendo un server, quindi una macchina con discrete prestazioni, una workstation HP con un processore i9, 128 GB di RAM e un disco da 1 tera M2, su cui è installata una edizione di Linux Debian 12, è stato possibile utilizzare la stessa infrastruttura, lo stesso hardware, senza aver fatto nessuna modifica sulla rete. Quindi ovviamente ci sono vantaggi economici, ma soprattutto un vantaggio tecnico, perché nei mesi precedenti, negli anni passati, la tecnologia non consentiva più di utilizzare le piattaforme nuove. Lo streaming era praticamente impossibile da utilizzare sui dispositivi Raspberry. Ora invece si utilizzano in maniera eccellente tutte, senza nessun problema. Questo hardware consente una connessione di 20 terminali e permette ai ragazzi di lavorare in maniera ottimale anche su varie piattaforme contemporaneamente, utilizzando LibreOffice e anche, ovviamente, quella che usano maggiormente, Google Classroom. La cosa interessante è che nel tempo l'aggiornamento di queste postazioni sarà a costi notevolmente inferiori, e anche il servizio di manutenzione, perché noi adesso andiamo a fare la manutenzione su 10 unità centrali, mentre se noi avessimo tutti i computer singoli dovremmo fare la manutenzione su 200 PC, che sicuramente avrebbero un costo importante. Una volta a settimana ci rechiamo in aula informatica e andiamo ad esercitare quello che è il nostro pensiero computazionale e i primi passi nell'informatica. Con la classe seconda abbiamo approfondito i 9 puntini di Google, tra le quali le GEM, ed è stato possibile grazie a ThinLinc, che ci permette proprio di andare a dialogare con l'unità centrale dandoci più potenza, mentre prima non era possibile. Sempre nei 9 puntini c'è l'applicazione della Classroom, che viene usata spesso da insegnanti, dove andiamo a condividere i video, dove andiamo a condividere delle applicazioni di giochi didattici come Learning Apps, Word Wall, ed è quindi ora possibile aprirle tutte insieme,
lavorare in contemporanea grazie a questa potenza maggiore. La connessione con ThinLinc ci ha portato notevoli vantaggi. Adesso possiamo utilizzare delle applicazioni che prima invece avevano difficoltà proprio a funzionare. Per esempio Scratch, e piace molto ai ragazzi, poi anche per esempio TinkerCAD, che è un'applicazione per la progettazione in 3D e ci permette di progettare vari oggetti che poi vengono stampati con la stampa in 3D. E riusciamo ad utilizzare tutte queste applicazioni con facilità. I ragazzi possono collaborare fra di loro e quindi sono molto motivati anche a lavorare in gruppo o individualmente. Durante le mie lezioni di matematica utilizzo dei software di geometria come Geogebra, come anche Scratch, e per questo ho bisogno di un laboratorio informatico che funzioni al meglio. Prima dell'installazione del software l'aula informatica la utilizzavamo molto meno perché i computer erano molto lenti e non riuscivamo mai ad arrivare al termine del nostro esercizio. Beh, sicuramente questo software ThinLinc lo consiglierei ad altre scuole perché è stato un ottimo investimento da parte della scuola e un incremento delle prestazioni di tutti i computer decisamente eccellente.